Il presidente della Regione, Francesco Roberti, ha delineato in Consiglio regionale le linee programmatiche che accompagneranno l'azione del Governo. Una relazione che si è sviluppata partendo dall'impegno per la sanità, vero tallone d'Achille per la nostra Regione. Un impegno che passa attraverso una riorganizzazione complessiva dell'ASREM, partendo dai centri di costo. Ci siamo resi conto che in effetti il problema è anche di carattere organizzativo, cioè non abbiamo un piano economico di gestione, né un piano economico programmatico, né la capacità di avere una condivisione di quelle che sono le risorse e come vengono spese queste risorse. Quindi bisogna un po' riorganizzare la macchina dell'ASREM sulla base di questa organizzazione, e allora si può ipotizzare un concetto di razionalizzazione delle risorse e di implementazione di quelle che sono i servizi sanitari. La linea attuativa di riorganizzazione del piano sanitario passa innanzitutto attraverso il superamento del commissariamento. Stiamo lavorando proprio con l'obiettivo di uscire da un commissariamento cronico, però giustamente il Ministero vuole i numeri certi, perché ancora oggi ci sono ombre su quello che è l'utilizzo delle risorse sanitarie, come queste vengono impiegate e quali sono poi quei buchi che spesso non riusciamo a dare risposte e che puntualmente ci vengono riproposte come richieste da parte del Ministero. Roberti, nel corso del suo intervento, ha fatto appello alla sua ampia maggioranza affinché vengano superate le posizioni di parte e si pensi al bene della Regione. Ho fatto un accorato appello alla mia maggioranza di fiducia e di lealtà verso questo governo, perché i cittadini molisani hanno scelto noi, ci dobbiamo assumere le responsabilità di governare, ma bisogna mettere da parte le proprie ambizioni e lavorare solo per l'interesse dei molisani. Se questo appello che io ho fatto alla mia maggioranza viene recepito in maniera intelligente, credo che riusciremo a invertire la tendenza in questa regione, che sono delle tendenze che in qualche maniera creano disagio a tutti quanti. Anche la viabilità ha occupato una porzione di rilievo nella relazione programmatica. Roberti ci crede perché il governo ha dato delle assicurazioni importanti. La viabilità è un punto focale del nostro programma elettorale. Ci sono ministri che sono venuti in campagna elettorale a prendere degli impegni con il nostro Molise, ma devo dire che la cosa non mi preoccupa, perché vi ho già detto, paradossalmente, quando si sceglie una regione come il Molise per creare una delle due gigafactory a livello europeo, che sono fondamentali per lo sviluppo economico non solo del nostro Molise ma di un'intera nazione, è necessario che questa sia contornata di una viabilità al passo con i tempi. Quindi a maggior ragione il governo avrà un'attenzione particolare per il Molise per creare quelle viabilità trasversali tra est e ovest, tra il Mar Adriatico e il Mar Tirreno, e fino a collegare i vari porti, da Civitavecchia a quello di Termoli. Quindi maggior ragione su questo il governo ha sempre dato massima disponibilità e noi chiederemo massima disponibilità.